In questi giorni a Palazzo Ducale si sta svolgendo una manifestazione chiamata Mondo in Pace. Oggi nella sala del munizioniere si è tenuta una conferenza dal titolo Web 2.0 e Pace, istruzioni per l'uso, tenute da Laura Testoni, che è qui in nostra compagnia, che è membro della presidenza di Arci Genova. Ciao Laura. Ciao. Bene, partiamo con una domanda. Creare e condividere le informazioni, è questa la vera rivoluzione che ha portato al web 2.0. Come si possono utilizzare queste piattaforme nuove come i social network, i blog, al servizio della pace, per lanciare messaggi di pace? Sì, questo è esattamente il tema della conversazione che abbiamo fatto oggi a Mondo in Pace. Quello che io tengo sempre a sottolineare è questo, che i social network e quindi internet non sostituiscono e non surrogano dei legami sociali e dei legami organizzativi che già esistono, ma semmai sono molto importanti per potenziare e rafforzare questi legami. Guardate, come Arci Genova, proprio quest'estate, il 25 di giugno, abbiamo organizzato una mobilitazione in favore dell'Onda Verde iraniana e abbiamo organizzato questa manifestazione utilizzando la nostra rete, che è una rete consolidata da molti anni, ma attraverso Facebook siamo riusciti a raggiungere anche altre persone e siamo riusciti in pochissimo tempo, in circa 5 giorni, a far arrivare in Piazza dei Ferrari in maniera informata e motivata un 150-200 persone, che non è pochissimo. Quindi i social network sono importanti nella misura in cui consentono in maniera virale, quindi in maniera, diciamo così, con una comunicazione che non è più uno a molti, ma è una comunicazione molti a molti, di far circolare l'informazione. La comunicazione uno a molti è "che pensi mi". La comunicazione molti a molti è la comunicazione in cui ciascuno aggiunge qualcosa, ognuno aggiunge degli elementi e si mette al lavoro delle forme di intelligenza collettiva. Qual è la partecipazione dei genovesi nei confronti delle piattaforme inserite da Genova Arci nei confronti del tema della pace? Il tema della pace è un tema complesso, nel senso che il tema della pace prevede tutta una serie di tematiche e tutta una serie di campagne, che quindi sono, diciamo così, molto, molto complesse, e diciamo così sia il comune che le associazioni sempre di più si stanno attrezzando per essere presenti in maniera critica e in maniera intelligente nei social network e quindi produrre e potenziare legami sociali anche attraverso i social network. Naturalmente la cosa importante, come dire, non è il mezzo in sé, ma sono i contenuti che si veicolano, e quindi, diciamo così, il fatto attraverso i social network di, come dire, aiutare quella partecipazione e quel coinvolgimento che non sempre sono banali, sono dati per scontati. Nel corso della conferenza si è parlato parecchie volte di flash mob. Sì. Che cosa esprime questo termine? Sì. Cosa significa? I flash mob sono delle mobilitazioni che vengono convocate attraverso il passaparola, quindi che non sono, diciamo così, convocate dall'alto, ma sono grassroots, cioè vengono in qualche misura dal basso e nascono, diciamo così, dal passaparola dei cittadini o della società civile organizzata, che si organizza in maniera spontanea, in maniera autonoma, in maniera auto-organizzata. L'auto-organizzazione è proprio la base di, diciamo così, una vita associativa che, diciamo così, che ragiona molto sulle potenzialità delle persone e delle persone che lavorano insieme per ottenere dei risultati e per ottenere la consapevolezza. La filosofia di Twitter prevede di descrivere La metodologia di Twitter prevede di esprimere un concetto con 140 sì. caratteri. Bene, ci puoi descrivere una causa di pace con 150 caratteri? No, naturalmente questo non è possibile, nel senso che Twitter funziona se è utilizzato in rete con altri strumenti. Cioè io non posso fare una campagna solamente con Twitter che mi permette di spedire dei messaggi di 150 caratteri. Io devo costruire una campagna utilizzando un mix di strumenti, un mix che mi permetta di esprimermi in maniera compiuta. Twitter serve per esprimere in qualche modo dei pensieri veloci e degli stati d'animo. Quindi serve per fare animazione sociale in qualche misura, ma non sostituisce e non può sostituire la formulazione corretta e giustamente approfondita di contenuti importanti e spesso delicati. Un consiglio ai nostri utenti di YouTube su come utilizzare queste piattaforme web 2.0 per esprimere concetti di pace.
Beh, io ho trovato molto interessante un esperimento condotto dal Consorzio Pianacci e dalla Comunità di San Benedetto, che era un video molto breve di 5 minuti, insomma brevissimo, che si chiamava Il Tango della Ronda. Attraverso questo video venivano, diciamo così, le persone venivano portate a pensare, portate a riflettere con l'arma non violenta dell'ironia a tutta la situazione delle ronde, dell'intolleranza, eccetera. Questo video, spiritoso, breve, è stato visto da 20.000 persone, da più di 20.000 persone. Allora io trovo importante che attraverso l'arma appunto dell'ironia, attraverso l'arma, come dire, no, di un video anche giocoso, si è riusciti a far riflettere in maniera seria 20.000 persone su un argomento serio. Quindi io penso che questi nuovi strumenti, nello specifico YouTube, siano importanti nel momento in cui attraverso questi strumenti io riesco a far riflettere persone che altrimenti magari non prenderebbero il mio volantino. Cioè, molto spesso appunto andare per la strada e dare il volantino è una cosa che non funziona perché la gente ha fretta, perché la gente non vuole ricevere pubblicità, perché viviamo in un mondo, come dire, in un'infosfera comunicativa satura che ci sommerge, mentre invece se la nostra attenzione è attirata da un documento, come dire, molto breve, molto ben fatto, molto ben scritto e magari ironico, che però veicola contenuti importanti che sono contenuti di democrazia e di tolleranza, è più portata a riflettere che non, diciamo così, attraverso i metodi tradizionali che abbiamo sempre conosciuto e che pure hanno la loro importanza e rilevanza. Grazie. Grazie.